La sentenza della Cassazione è stata estremamente importante perché ricostruisce quelle vicende esattamente così come le avevano raccontate le vittime, cioè i ragazzi che erano stati pestati, massacrati di botte nel sonno la notte della Diaz. È importante anche perché ha condannato tutta la catena di comando della polizia e ha confermato quello che noi abbiamo sempre sostenuto, e cioè che non eravamo di fronte a un improvviso impazzimento di alcune centinaia di agenti, ma eravamo di fronte a un'operazione preparata e in un'operazione dove gli ordini arrivavano direttamente dai vertici della polizia da Roma. Nella percezione degli italiani, 11 anni dopo, basta una sentenza dopo un decennio e forse anche un film come quello di Vicari sulle vicende citate per ripristinare la conoscenza o siamo fuori tempo massimo? Beh, probabilmente siamo fuori tempo massimo, anche se le sentenze, non tanto il film, che sta molto attento a non fare nomi, cognomi, evitare i punti più spigolosi della vicenda per non disturbare alcuni pezzi di potere, ma se invece parliamo della sentenza che è molto chiara, chi vuol capire comunque oggi ha la possibilità di capire. La mia impressione è che soprattutto nel governo non abbiano voluto capire. Non hanno voluto capire che è necessario modificare completamente il percorso di formazione della polizia, che la polizia deve essere formata anche a pratiche non violente, a pratiche di interposizione. Com'è possibile che centinaia di agenti abbiano come suoneria sui loro cellulari canzoni fasciste come Faccetta Nera, o che abbiano torturato le persone a Bolzaneto facendo gridare 1, 2, 3 viva Pinochet? Chi ha reclutato queste persone? C'è da modificare poi il modo con cui oggi si entra in polizia. La stragrande maggioranza dei nuovi assunti sono persone che hanno svolto il servizio militare volontario per 3 anni su scenari di guerra. E quindi poi accade come nel processo della Diaz, che un dirigente di polizia descriva la gestione della piazza come una scena di guerra, al punto che il magistrato deve intervenire e dire: ma non stiamo parlando di guerra. La mia impressione è che la politica non abbia imparato nulla. In tutta Europa in tutta l'Europa occidentale vi sono i numeri identificativi per i poliziotti e per tutte le forze dell'ordine, che permettono quindi di attribuire a ciascuno una responsabilità personale per eventuali violenze compiute, e in Italia non c'è nulla di tutto questo. E non solo, colui che allora era il capo della polizia è diventato poi promosso dal governo capo dei servizi segreti e oggi è sottosegretario nel governo Monti con l'incarico della sicurezza, cioè quello che deve controllare che i servizi segreti funzionino. Ora, com'è possibile affidare dei compiti così delicati, e chi è stato il responsabile di quella macelleria italiana, perché si può solo chiamare così la notte della Diaz, resta un mistero.